Bologna, la città delle due torri e delle 12 porte, la città senza mura, accoglie Papa Francesco con una pioggerella che via via diventerà sempre più insistente, fino al suo ingresso nell'hub regionale di Via Mattei. Qui, sempre senza ombrello, indossa il braccialetto giallo di identificazione dei migranti e saluta uno ad uno i 500 ospiti. Vengono dalla Nigeria in maggioranza, ma anche dalla Costa d'Avorio, dal Mali, dalla Guinea, dal Pakistan e dal Bangladesh. Quello che fino al 2014 era un CIE, un centro di prima identificazione ed espulsione, dove i migranti erano come detenuti, oggi è un centro di prima accoglienza che aiuta chi ha i requisiti nella prima integrazione. Accompagnano il Papa, il direttore del centro Giacomo Rossi e tre mediatori culturali che vengono dal Marocco, dall'Iran e dalla Costa d'Avorio. Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei e i vostri occhi, io ho guardato ai vostri occhi, voglio portare nei miei i vostri occhi, nel mio il vostro cuore. Voglio portare con me i vostri volti che chiedono di essere ricordati, aiutati, direi adottati, perché in fondo cercate qualcuno che scommetta su di voi, che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui. Ma sapete cosa siete voi? Sapete cosa siete voi? Voi siete dei lottatori di speranza. Penso a una persona, un ragazzo del Mali che è arrivato qualche anno fa, nel 2014, e nel tempo che ha avuto in accoglienza e con grande rapidità ha preso l'italiano e si è iscritto all'università, giurisprudenza, che tuttora sta frequentando e sta anche lavorando insieme a noi come mediatore con grandi risultati. Quindi questo sicuramente è un esempio che ci racconta di quante opportunità e che risorse rappresentano anche le persone che qui arrivano. Sono davvero tanti i bolognesi che riempiono le strade di accesso al centro storico per salutare il Papa al suo passaggio. Nel cuore della città, in Piazza Maggiore, lo attendono lavoratori, disoccupati, dirigenti industriali, riscaldati dalla voce di Gianni Morandi. L'arcivescovo Zuppi ricorda che nel secolo scorso Bologna ha battuto tutte le mura, lasciando però intatte le 12 porte, 12 segni di accoglienza. Da qui fisicamente vediamo tre aspetti costitutivi della vostra città: la chiesa, il comune e l'università. Quando esse dialogano e collaborano tra loro, si rafforza il prezioso umanesimo che essi esprimono e la città, per così dire, respira, ha un orizzonte e non ha paura di affrontare le sfide che si presentano. Io condivido tantissimo queste parole. Bologna ha un segreto, lavoriamo bene perché lavoriamo insieme. E lavorare insieme all'università e alla chiesa bolognese significa avere a cuore la dignità umana, quindi molta innovazione tecnologica, molto studio, servizi sociali, certo, istruzione, certo, ma al centro la persona e la dignità umana. Non pieghiamo mai la solidarietà alla logica del profitto finanziario, chiede il pontefice, perché così la togliamo ai più deboli che ne hanno tanto bisogno. Perché anche nella ricca Bologna non mancano i disoccupati e non solo tra i giovani. Anche qui in Emilia-Romagna abbiamo tantissimi ultracinquantenni che oggi sono senza un posto di lavoro. Tante aziende hanno chiuso anche i battenti, qui si sono trasferiti all'estero e questo ha fatto sì che comunque oggi ci sono famiglie che sono in sofferenza. Quindi sicuramente è davvero importante il fatto di poter fare anche coesione, anche di fare inclusione tra le singole associazioni, soprattutto col mondo del terzo settore. Dopo la preghiera dell'Angelus, Papa Francesco entra nella Basilica di San Petronio per pranzare con quasi 1000 poveri della città. Tutti riceviamo e tutti sappiamo e possiamo donare tanto. Gesù non scarta nessuno, non disprezza. Lui ha sette e ci chiede di dargli da bere perché cammina con noi e soffre con noi. E proprio noi abbiamo quella brocca, magari un po' usata, che può dargli acqua, che è il nostro cuore. La nostra vita è sempre preziosa e tutti abbiamo qualcosa da dare agli altri. Rimane il
secondo me, la necessità di una educazione, se non è una parola troppo pretenziosa, a aiutare a essere di fianco in un certo modo, quindi a vedere le persone nella loro dignità e non nelle destinatarie di o un'elemosina o un pacchetto di alimenti, ma nella loro dignità di uomini, e quindi a insegnare a guardare le persone negli occhi, a guardarle nella loro storia, a partecipare un po' alla loro vita. Dopo un breve riposo in arcivescovado, Papa Francesco raggiunge la cattedrale di San Pietro per incontrare sacerdoti, religiosi, seminaristi. Lì risponde a braccio a due domande. A me oggi è piaciuto il pranzo, non tanto perché la lasagna fosse tanto buona, ma mi è piaciuto perché era il popolo di Dio, anche i più poveri lì, e i pastori erano lì, tutto in mezzo al popolo di Dio. Pastore deve avere un rapporto, e questo è sinodalità, un triplice rapporto col popolo di Dio: avanti per far vedere la strada, in mezzo per conoscerli, vicinanza, il pastore vicino, anche dietro per aiutare quelli che rimangono in ritardo. La tappa successiva dell'intensa visita a Bologna è in piazza San Domenico, dove il Papa incontra gli studenti e il mondo accademico dell'università cittadina, la più antica del mondo occidentale. Nel suo discorso chiede la tutela di tre diritti fondamentali per le giovani generazioni di studenti: quello alla speranza, alla pace e alla cultura. Ecco il vostro grande compito: rispondere ai ritornelli paralizzanti del consumismo culturale con scelte dinamiche e forti, con la ricerca, la conoscenza e la condivisione. Armonizzando nella vita questa bellezza, custodirete la cultura, quella vera, perché il sapere che si mette a servizio del miglior offerente, che giunge a alimentare divisioni, a giustificare sopraffazioni, non è cultura. Cultura, lo dice la parola, è ciò che coltiva, che fa crescere l'umano. In questi periodi in cui siamo bombardati con quelli che sono appunto i social network, le nuove tecnologie, abbiamo quindi, diciamo, veniamo educati alla cultura del subito e del effimero. Invece abbiamo effettivamente bisogno di ritrovare quindi questa cultura fatta di legami personali e di, diciamo, tempi più dilatati, in modo che noi possiamo effettivamente costruire tutti insieme quello che è la nostra identità culturale. Riprende a piovere e Francesco raggiunge l'ultima tappa della sua visita, lo stadio Dall'Ara, dove davanti a più di 40.000 fedeli presiede la messa conclusiva del congresso eucaristico diocesano. Nel cammino di ciascuno ci sono due strade: essere peccatori pentiti o peccatori ipocriti. Ma quel che conta non sono i ragionamenti che giustificano e tentano di salvare le apparenze, ma un cuore che avanza col Signore, lotta ogni giorno, si pente e ritorna a Lui. Perché il Signore cerca puri di cuori, non puri di fuori. Bisogna essere cristiani puri di cuore, perché comunque la perfezione non ci porta avanti, ma sbagliando e soprattutto con perseveranza, aiutando gli altri e stando insieme, si riesca ad andare avanti anche in un cammino di fede personale, ma anche allo stesso tempo di una comunità. Nelle parrocchie molte volte si dà più importanza a degli aspetti apparenti, degli aspetti meno importanti, rispetto ai veri valori cristiani e ai veri valori di solidarietà e di aiuto, di servizio che dovrebbero esserci in una comunità. Ricordando il congresso eucaristico, il Papa indica come punti di riferimento le tre P di parola, pane eucaristico e poveri.
cattolici bolognesi hanno un amore molto antico per la parola di Dio, un amore che nasce dal periodo immediatamente post-conciliare, dove appunto l'abitudine ad accostarsi alla parola è stata consegnata dal Concilio a tutti i laici. E a Bologna questa è una tradizione consolidata. E quindi dalla parola e dalla partecipazione al pane eucaristico nasce l'impegno a poi condividere il pane terreno con tutti gli uomini e in particolare con i poveri. La Chiesa di Bologna è già impegnata su questo fronte attraverso molte associazioni laicali, attraverso le case della carità, le mense per i poveri, i centri di accoglienza, ma c'è anche una grande povertà spirituale. Sicuramente quello che ci ha colpito di più è l'accezione sociale di questo congresso, date voi stessi loro da mangiare, e anche in questo è stata una bella scossa morale e di coscienze nel fare sì che l'Eucaristia non sia un rito passeggero della settimana, ma un impegno verso gli altri, verso i più poveri, ma anche i più poveri inteso nelle persone che hanno bisogno di noi. Bisogno della nostra presenza e della nostra compagnia. Nel percorso fino all'eliporto ancora tanti bolognesi aspettano Papa Francesco per un ultimo saluto. Dopo il decollo dell'elicottero, l'arcivescovo Matteo Zuppi sintetizza così i momenti forti della giornata. La gioia e poi la speranza, mi sembrano due parole chiave. La gioia è evidente, la gioia della gente che si commuove vedendo Papa Francesco, soltanto vedendolo, affidandogli le preghiere. I disegni, la gioia dei profughi, la gioia di questa celebrazione piena di forza, piena di passione, piena di profondità. E poi la speranza, ne ha parlato più volte, lo ha ricordato tantissimo all'università, di guardare con speranza, di sognare, e si sogna soltanto, come ha detto, con gli occhi aperti, si sogna se si ha speranza di cambiare le cose. Credo che queste due parole ci accompagnino insieme a quelle tre che ha ricordato, pane, parole e poveri, e la giornata della parola, credo che non potevamo viverla meglio di così, e anche le due eucaristie che abbiamo vissuto, quella l'eucaristia dello stadio e quell'altra eucaristia che è stato il pranzo dentro San Petronio, che ci ha aiutato a capire la condivisione del pane celeste che diventa condivisione del pane della terra.